servizi, ciò che lo Stato compra, no, l'emissione monetaria, ovvero sia, dato che lo Stato non esercita più il suo diritto, quindi noi, di far fare moneta a costo zero, la va a comprare, in che modo? Mettendo bot, CCT, CCT, titoli di Stato, lo sentite tutti i giorni, ci siamo finanziati sui mercati. Sono serio che fa, non va a comprare denaro, sono stampa. E a quanto lo compra il denaro? Già assurdità. Al costo nominale, più il costo della stampa, più il tasso di sconto. Praticamente 50 euro ci costano. 50 euro più 30 centesimi più 2%. Italiano 52 euro. In pratica lo Stato scemo, invece di stampare a costo zero, ti compra. Ecco perché il debito pubblico va sempre su, non scenderà mai. Per quante tasse vorranno mettere sarà sempre elevato, perché il soldo che dovrebbe monetizzare la ricchezza è a debito, non a debito. Lo vedete semplice, chi è che mette la moneta? È la BCE. La BCE lo costruisce solo, perché la vera, diciamo, proprietà è delle banche centrali, che sono istituti privati. La Banca Italiana, Banca Italia, Bundesbank, sono private, non sono nostre. Quindi hanno demandato alla BCE la costruzione dei denari, dei soldi, e ce lo fanno pagare. Ecco fatto che andremo sempre, più utilizziamo il denaro e più ci indebitiamo, è inevitabile. È inevitabile perché? Perché ovviamente mica stampano gli interessi. Hanno tutto l'interesse per stamparli, quindi come fai a estinguere una moneta? Se io stampo questa moneta e te la do, però dico ok, io te la do, però tu mi devi dare un'altra mezza moneta a debito. Ma se io non la stampo, come fai a darmi la moneta che non c'è in giro? E ecco fatto che faccio le guerre, devo depredare lui, gli devo levare la sua moneta, devo levare la sua per pagare un debito fasullo, inestinguibile, soltanto perché abbiamo ceduto la sovranità monetaria. E questo è l'inizio. Questa non la sapevi, Max, ma te la dico, abbiamo detto ieri. Quando è partito il vero signoraggio, l'emissione monetaria a debito? Dopo la seconda guerra mondiale, con le AM lire, American Military Lire. Come è successo questo? Prima della guerra l'Italia era un paese, diciamo, ricco, come era veramente, zero debiti, aveva anzi crediti, e poteva fare emissioni monetarie a costo zero e fare anche opere pubbliche, perché aveva i soldi per finanziarsi, aveva l'oro come garanzia, o la manodopera, come utilizzava il prima della seconda guerra? Seconda guerra. Poi dal 33 tutti gli stati sono falliti effettivamente. L'Italia è una società privata, non è una nazione. Una società vera e propria, la te lo faccio vedere. E da lì poi, per ripagare il debito, che cosa hanno fatto tutte le nazioni? Hanno preso l'oro in circolazione e lo hanno dato ai banchieri per tentare di estinguere questa frode. Il famoso oro della patria, l'avete mai sentito? Mussolini? L'oro della patria. Sequestravano l'oro per cosare, ripagare questo presunto fasullo debito. Ma questo è successo nel 33 durante la guerra? Questo del fallimento prima, verso gli anni 30, dal 29 al 30. Il fatto dell'emissione a debito più o meno da dopoguerra, con le AM lire. Se andate sul mio blog, cioè, postato, quelle americane sarebbero, no? America Army Leader. Perché Mussolini aveva una sovranità monetaria? Sì, sì, assolutamente sì. Allora perché hanno dovuto dare l'oro ai banchieri? Perché dopo la guerra, visto che siamo stato occupato. Ma tu hai detto nel 33 sono falliti gli stati, ma nel 33 c'era Mussolini che governo da diverso tempo. Però è fallito comunque. Ma come hanno fatto a fallire i soldi? La crisi economica. La crisi finale riguardava le borse, gli stati. No, no, riguardava anche gli stati, tutto riguardava. Cosa c'è nel senso amministrazione pubblica, erario, governo? Il governo mi è frega se ci sono gli disoccupati, c'è una nazione privata, non è una nazione, una società privata, una società pubblica, una società privata, ci sono le prove, questo è un sito governativo, tutto governo, quindi affidabile. In questo no, però sì, company, company significa società, ragione sociale, governo estero. Allora, business mail, business address, via 20 settembre. La posta va mandata a Londra, l'indirizzo di posta, cioè quindi quando devo riprendere? Ecco qua, sì, all company feelings. Quindi tutte le politiche economiche, se le volete sapere prima, andate sul sito della SEC, lo facciamo girare.
è la registrazione, fa vedere l'Italia come una compagnia. Ah, registrazione la sede dell'Italia. E qui, aspetta, lo faccio girare, stai pure là. E qui potete trovare tutte le politiche economiche ancora prima che le inventano pubbliche. Tutti qua stanno i file. Perché fanno ciò? Per rispettare il nostro libero arbitrio. Devono mettere pubbliche, eccole qua. Sì. E l'intestatario di questa compagnia chi è? Allora, bella domanda questa. Probabilmente è il regime di bancarotta, quindi bancarotta. No, ma chi sono i proprietari? Cioè una company, una società per questo azioni, non lo so dire, ha degli azionisti. Probabilmente no? La cosa adesso è passata come collaterale. Probabilmente quindi sono un'ipotesi, il proprietario saranno i disponenti, quindi le banche, quindi i soldi. E la mettono a regime controllato e la danno in amministrazione al governo italiano e a noi fanno beneficiare dei loro debiti, il trust. Quindi i proprietari chi sarebbero? Probabilmente le banche che controllano la società in quanto banca Goldman Sachs, JP Morgan, la proprietà dell'Italia. Ma non è la proprietà dell'Italia qua, proprietà dell'Italia come società. Proprietà di questo siamo noi, intellettuali, diciamo, di quel marchio registrato. Per farvi capire quanto ce l'abbiamo la frode, un attimo devo spiegare, domande dopo. Per farvi capire la frode quanto è profonda, avete sentito in televisione, ce l'hanno detto, che per esporre la bandiera e per suonare l'inno dovete pagare una tassa? No. Dove vivi? Non la sapevo. Lo sai perché? Perché i diritti d'autore, una società privata, chi ti dà il diritto di mettere la mia bandiera sul tuo balcone, di suonare il mio inno? Non è di Mameli, è di una società privata. L'hanno preso e l'hanno cioè, come fosse una canzone, ma sono così sì, hai i diritti d'autore. Mameli è morto. Perché però nessuno lo paga e stanno zitti? Consuetudine. Perché se cominciasse a scendere informazioni, perché ti devo pagare una tassa del genere? È perché è diritto d'autore. Uno più uno fa sempre due a casa mia. Quindi che succede? Abbiamo detto, fallito tutto nel 33. Hanno preso l'oro della patria. Le date ai banchieri, ma non bastava. Che cosa hanno utilizzato come collaterale, come garanzia? Noi, i certificati di nascita. Quindi dal 33 c'è anche questo fatto, la obbligatorietà di registrare i nascituri. Perché? Perché con quel titolo in mano potevano prendere i soldi a prestito. Io ho un bene, visto che i banchieri avevano pignorato tutto, terreni, proprietà, dove altro potevo prendere i soldi? L'ultimo bene rimasto, l'essere umano. Quindi guarda, è nato un bambino e è sano, il suo valore è 10, posso prendere 2, 3, 4 milioni di euro. Come lo stabilivano questa cifra base? Col test di Apgar vanno al bambino, gli alzano il braccio destro e vedono quanto è forte. Lo fanno 2-3 volte questo test. In base a questo test danno il valore allo schiavo. Una volta guardavano la dentatura, quanto era forte, le ossa grandi. Quindi non paghiamo tutti lo stesso valore? No. No. In base alla tua forza. Se ti va di giocare e cercartelo, vai. Fai qualsiasi cifra. Si presume che la base sia 2 milioni di valori. Ma è a peso? È a peso. Monetarizzati in euro. Non fate domande perché devo spiegare, che così possiamo andare avanti, per favore. Poi sale il valore. Come fa a salire il valore? Lo schiavo diventa più bravo. Quindi prende una laurea, prende una casa, una macchina, si sposa, il suo valore aumenta. Se voi guardate nell'antica Roma, qual era lo schiavo che aveva più valore? Quello forte o quello intelligente? Quello forte? No, quello il tutore del figlio del re, no? Com'è? Il tutore del figlio del re, perché aveva più valore, era più erudito, sapeva più cose. Lo schiavo è manovalanza, quindi aveva più valore il tutore. Quindi che cosa significa? Più divento bravo io, assorgo la nuova conoscenza, più il mio valore sale. Quindi possono chiedere più soldi. Infatti gli schiavi, quelli più privilegiati, questi qui, oltre ad essere trattati meglio, venivano venduti a valore maggiore. Il liberto che lo buttavano per fare il gladiatore valeva niente, carne da macello, come loro. Quindi con questo certificato loro possono richiedere questi soldi. Ma attenzione, quello è un certificato di proprietà loro, che noi non possiamo richiedere, perché emettono loro, in quanto proprietari, ma del certificato, non del nascituro. E poi come facciamo? Allora succede questo, c'è questa figura, il trust, in quanto io genero il bene, non fatto bene o male, in quanto trust, più trust significa fiducia, è una, diciamo, un,
soggetto giuridico a tre figure, anche due bastano. Un accordo. Io ho questo bene, lo do in amministrazione a lui, che poi lo fa beneficiare a un terzo figlio. Il genitore ricco c'ha il mega casone, il mega conto in banca, lo dà in amministrazione un notaio, quindi lo amministra, e poi fino al giorno del beneficio. Il trust è un continuo. Nella nostra vita sarà tutto un trust. Il creatore ha generato la terra, quindi il bene è suo, lo mette a nostra disposizione, quindi noi lo amministriamo e ne siamo i beneficiari. Tre figure il trust: esecutore o disponente. Sentiamo. Esecutore o disponente, colui che mette a disposizione il bene. Poi c'è l'amministratore, colui che amministra il bene, e colui che le beneficia. Solitamente un'entità può occupare due figure, due posti: essere amministratore e beneficiario, essere disponente amministratore, ma mai tutti e tre. E perché se no il trust non si genera, è anche logico. Io ho questo bene, lo amministro e il beneficio, che trust è inesistente. Ma in teoria, scusami, se tu sei amministratore hai il potere sul beneficiario. No, amministri il bene, non il beneficiario. Tu non hai il potere su nessuno, hai al massimo il potere su amministrare. Tu sei bene. Tu amministri il bene, la cosa stessa. Amministri, quindi lo puoi disporre, mettere a disposizione, non puoi fare dare o togliere, né più né meno. Quello è il limite di un trust. Ma la differenza tra beneficiari in certi casi è il bene mobile corporale. Tu sei il bene mobile corporale, quindi mercimonio, loro ti vedono come bene. Quindi se è la proprietà che mette a disposizione di un amministratore e poi qualcun altro ne beneficia. Il beneficiario invece è il nome. Di cosa? Il nome. Lo faccio vedere un caffè. Roberto, scusami. Ce l'abbiamo in tasca, lo faccio proprio vedere fisicamente. Massacrerà. Allora, questo è il trust che abbiamo. È una figura a tre, c'è scritto proprio. Allora, il proprietario è il più alto, vedi, Repubblica Italiana, ce lo dicono. L'amministratore è quello che la Repubblica dà questo bene, questo proprio la carta, in amministrazione al comune di Piverno, al comune di appartenenza. Ok? Perché effettivamente succede questo: il comune ha in licenza la possibilità di utilizzare un bene emesso dalla Zecca d'Italia. E poi di chi ne beneficia di questo documento? Il nome e cognome è scritto sotto. Quindi ecco il trust, eccolo qua. Lo vedete proprio. Questo è fisicamente un trust. Questo è il bene, con tutti i suoi servizi, privilegi e benefici, che poi viene concesso e lui lo le beneficia. Però il proprietario è la Repubblica Italiana, l'amministratore è il comune e il beneficio. Io però posso assurgere anche all'amministrazione, posso essere beneficiario e amministratore del bene. Quindi lo amministro e il beneficio io, il comune lo leviamo di mezzo, quindi rimane solo il disponente. Che è praticamente rimarrà sempre, il proprietario è sempre fisso, che è la Repubblica Italiana. Che cosa succede? Ti dico un altro trust. Aspetta, che facciamo. La Repubblica Italiana cosa mi dà? La cittadinanza in questo caso? Sì, i servizi, i privilegi e benefici della cittadinanza. La cittadina? La cittadina. Sì. Quindi io potrei passare il comune e dire non me ne frega niente, il comune appartenenza va direttamente alla Repubblica. Per fare cosa? Per avere gli stessi diritti di cittadinanza. Perché devo. Te ce l'hai, sì. Praticamente tu sei amministratore del trust da quando ce l'hai in mano. Sì, nel senso che me ne prego del comune, ma dovrei andare direttamente a un responsabile della Repubblica Italiana. Prefettura? Sarebbe il via 20 settembre famoso. Il 20 settembre fanno commercio. Cosa fanno commercio? Istituto del coso, del Ministero dell'Economia e Commercio, il 20 settembre. Ah, è quello l'intestatario della Repubblica Italiana? Ne fa tutto commercio, non l'intestatario, è quello che fa la parte commerciale. La parte amministrativa sta a Londra. Ah, perché quello è già un trust, perché la Repubblica Italiana è un trust a sua volta. Un trust a sua volta. Ah. Quindi, allora, bello andare a Londra e dire chi c'è sopra di voi, finché fai veramente responsabile, sì. Fai addio. E stanno, no, stanno in Toscana, sei fresco baldi. Allora, ti dico un altro trust che fai, che facciamo tutti, la macchina, io la compro, poi solitamente la registro, quindi la do all'Italia, a quel punto l'Italia è diventata proprietaria della macchina, e lei mi dà il beneficio dell'usufrutto della macchina tramite il coso, il PRA. Quindi l'Italia è proprietaria della macchina, non più io. Il PRA è quello che ha il bene in amministrazione, sì. E me lo dà a me, mi dà il titolo, hai visto la macchina, la carta di circolazione, quello è il titolo del PRA. Perché io devo pagare la tassa del bollo? Effettivamente lo è, perché sto utilizzando un bene altrui. Quindi se vuoi utilizzare la mia macchina, mi devi pagare la tassa di possesso.
Ma quindi le tasse sono tutte giustificate da questo giochino di proprietà reale? Intanto che tu giochi con il trust e ti identifichi nel nome e cognome, questo gioco è valido, perché la Costituzione dice che tutti i cittadini devono rispettare le leggi della Costituzione. Sei cittadino italiano? Sì, ecco la tua legge, il tuo parte di trust. Ma se la macchina dello Stato, perché la rata della macchina non lo paga lo Stato? Perché tu la stai utilizzando senza averne il diritto. Può pagare anche il pollo. Senza averne il diritto, quindi è frode. Come utilizzare il trust? Come senza avere diritto? Non hai diritto, perché non hanno mai detto che la puoi utilizzare. È una frode. Tutto si basa sulla frode. Se tu la paghi con il finanziamento, la rata del finanziamento arriva a te. No, non è forte, perché così non capisco. Se tu fai il finanziamento... Ci arriviamo dopo le domande, vi voglio spiegare questa cosa. Normale che dite, tu ti identifichi nel trust. Finché ti identifichi, benefici del finanziamento. Io sto beneficiando del finanziamento e ti fanno credere di essere amministratore, quindi lo paghi. Cosa c'è qua dietro? È il simbolo e simbologia e numeri. No, cosa c'è questo rettangolo? Vanno a sapere, probabilmente ci saranno dei codici e dei numeri che facciamo fatica a vedere, o sarà conforme a un diritto internazionale. Ci sono anche altri cifre. Sì, probabilmente è anche quello. Altro trust che vediamo continuamente, la casa. Costruisco casa, chi la dispone casa, chi la costruisce, chi ne l'amministra, la banca che dà i soldi poi, quindi amministra il bene, e noi che facciamo, ne beneficiamo, paghiamo la banca per stare dentro casa sua. Questo è un altro trust. Stipiamo il mutuo? Sì, siamo sempre affissati. Mai. Al momento che stipi il mutuo? La devi difendere perché se vogliono portarmi a pescare al posto. Sempre sempre tu non estingui il debito, non lo potrai mai estinguere il mutuo nel momento che finisci di pagare, finisci con la banca, però a quel punto subentra lo Stato come amministratore del bene. Prova a non pagare le tasse perché utilizzi il mio bene, te la leva, ti leva l'amministrazione del trust e il beneficio. Dice allora che le tasse sono giustificate dal fatto che noi non siamo i reali proprietari, siamo solo i beneficiari, e io stato per avere in beneficio il mio bene mi devi pagare le tasse sulla casa. La tassa, scusa, non dovrebbe essere giustificata dal fatto che lo Stato gli dà dei servizi? Dovrebbe, ma è impossibile. Scusate, cioè non c'è lo Stato. Ti dà il servizio e tu paghi il servizio, no, io ti do il servizio della casa. Di servizi e educazione, la casa è un servizio. No, sto parlando del bene diretto. Lo Stato come erario raccoglie le tasse perché ti dà l'istruzione, la scuola. Dovrebbe, ma non è così, lo sappiamo. Ma la teoria è questa. Sì, sì, cioè non c'è un altro trust. Non c'è bisogno che sia lui direttamente proprietario. Io posso essere proprietario della mia casa, sì, e lo Stato mi può imporre lo stesso le tasse, no, perché mi dà dei diritti. No, non può. Non può imporre le tasse sulla casa, sulla casa tua. Non c'è il diritto, non c'è i titoli, ma finché ce l'ha può importeli. Non sulla casa. Quello che dici tu dei servizi è un altro trust. Io Stato amministro, cioè il proprietario dei beni, i servizi pubblici, e se tu li vuoi beneficiare mi devi pagare. Questo è un altro trust. Ma tu, se vado in ospedale, io pago una parte col ticket, che è, diciamo, sì, il biglietto dello un altro trust, più una parte di tasse indirette, IRPEF, eccetera, in teoria, sì, ma non è così, che servono in teoria a, sì, pagare il restante il trust, perché io, essendo incapace di prendermi cura di me, voglio usare i servizi di una società, e per usarli devo beneficiare. Posso andare in ospedale privato e dire non pago il ticket allo Stato, certo, e mi pago la prestazione dal privato. Perfetto. Semplicemente un altro trust. Le tasse io sono costretto a pagarle, generali, che, sì, servono a far andare avanti, sì, tutti i servizi pubblici, anche se io mi utilizzo solo servizi privati. Certo. E me ne frego dell'ospedale pubblico, della scuola pubblica, dei servizi, sì, pubblici. Giusto? Quindi è così, giustissimo, perfetto. Quindi in teoria, se io ho l'arte giuridica e dico, dimostro che l'ospedale pubblico non ci vado, la scuola pubblica non ci pago, devo dire, io perché devo pagare anche una parte di IRPEF dei servizi? Quello pubblici significa rigettare un contratto, lo puoi fare. E che cosa mi dice il diritto? Devi provarlo. Il diritto lo sei tu, lo fai. No, tu che cosa dici? L'altro giudice. Cioè. Nessuno ci ha mai andato con questo video, quindi che ti rispondo? Ci sarà qualcuno che ci ha pensato, no, a questo qua? A meno che il giudice non debba, come sei tu, riconoscere il fatto che la proprietà delle case, dei suoli, c'è, di tutto ciò che noi utilizziamo per sopravvivere, per campare, è ancora intestato a questa Repubblica Italiana fantasma, e quindi dice... Ti do una brutta notizia, il 99% dei giudici neanche lo sa che l'Italia è una società. Pensano che è un istituto, che questa è una società di diritto pubblica, un grande privato. No, molti proprio non lo sanno.
la Repubblica Italiana come è classificata come ente, no? Sì. No, non l'azienda. 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 Perché Berlusconi diceva l'azienda Italia? Ce lo stava dicendo, perché è obbligato a dircelo. Non era allegoria, non era perché era un pazzo, l'azienda Italia, era obbligato a dirtelo. E quando è che lo diceva? Nella prima parte del mandato. Perché succede questo, ogni cambio di governo, loro sono obbligati a tirare fuori tutto. Anche in modo allegorico, però lo devono dire. Infatti Berlusconi continua a dire l'azienda Italia. Quando ha firmato il contratto con gli italiani, se un italiano lo impugna, non pure così. L'hai firmato te? Hai giurato il falso, quello ha spergiurato. Puoi anche fare quello. Torniamo alle tasse. Quindi tutte queste... Perché paghiamo le tasse? Per questo, per l'affitto e l'usufrutto di quella cosa. Anche il documento, che non è nostro, facendo frode e utilizzandolo, paghiamo per il documento. Infatti... Per averlo devi pagare, lo devi rinnovare, perché ogni volta ti devi dichiarare colpevole e schiavo, incapace per perpetrare questa truffa. Sandro? Sì. Sì. Mi pare che una delle prime cose che aveva fatto Berlusconi era quella del famoso contratto con gli italiani. Sì, l'ho detto. È valido quello, quello volendo uno va anche in pugnala, però lasciamo perdere. Ma il contratto mi sembrava... È unilaterale, è valido, ha fatto anche frode. Esatto, ma... Se ce lo deve dire, magari ce lo stava dicendo lì. Ce lo stava dicendo lì, ce lo stava perché dicendo, era obbligato. Segnatevi, perché segnatevi. Come non è valido è questo, non è valido neanche quello che è in essere. Lui ce lo stava dicendo. Perché noi non abbiamo firmato mai niente. Questa sovranità fantasma. Sì, ci ha provato. Col gas con Gheddafi, con l'accordo con Gheddafi, ha provato anche a ricucire la Banca d'Italia col Ministero dell'Interno. E gli hanno tirato fuori tutta questa cosa. Ha provato a farlo, sì. Come provò a farlo anche Craxi. Quindi Berlusconi contro le banche? Non contro, cercare di levargli il potere. Diciamo il contro. Diciamo per tentare di fare qualcosa un po' più per il popolo. No, beh. Allora, che cosa succede? Torniamo un attimo a noi. Cioè, non faccio un discorso come fai te, se veramente fosse. Perché non può farlo così spontaneo, appena la morte o chissà per l'azione di quale contratto. Ma era Tremonti che faceva questo? L'hanno condannato. Tramite il governo Berlusconi, tramite lui per fare quelle politiche. Allora succede questo, e anche modo, per i 500 hanno questo bond, quindi questo collaterale, questo certificato di nascita, come possono beneficiarne? Fanno una causa. Allora succede questo, dai 0 ai 7 anni, l'ho detto, il bambino può manifestarsi in vita e quindi beneficiare la madre, tale la madre del collaterale. Dai 7 ai 10 anni parte un procedimento di morte apparente, dispersione in mare, e quindi praticamente parte tutta la macchina burocratica. Se il bambino o la madre non manifesta in vita, già c'è con le loro mente perverse, fanno una causa a porte chiuse in contumacia, in prefettura. Tu non ti sei presentato, quindi io prendo l'amministrazione e il beneficio del bene e mi prendo il bond con i soldi. E a quel punto, alla fine della causa, quel documento viene dichiarato morto, effettivamente morto. Quindi ogni volta che io utilizzo il documento, porto in vita, riporto in vita un morto, una frode, come può un morto venire in vita? Quindi sono già peccatore e colpevole. Su un articolo che ho detto anche oggi, del codice civile per la... per l'amministrazione dei contratti c'è scritto che dei testamentari tu puoi cambiare il testamento fatto che sei non in vita. C'è scritto proprio come io morto posso cambiare il testamento, è certo. C'è scritto sul codice di legge che tu puoi cambiare il testamento fatto che sei non vita. È successo già a Napoli. Perché lo puoi cambiare in un vita? Perché hai in mano i documenti di un morto, questo è logico, essendo stato dichiarato morto. Perché è anche logico, chi è che cambia testamento? Chi sta per morire, mica è un vivo lo sa chi è. Il bene se lo chiede la ministra. Quindi da quel momento in poi tutto è deciso. In non vita? Puoi cambiare testamento se sei in non vita. Cioè sul codice civile è tutto finché sei in vita. L'ha trovato un ragazzo che mi ha fatto vedere, mi sono ammazzato dal risale. Tutto è collegato al fatto del trust e del bond. Questo bond non riusciamo a capire quanto valore ha realmente. Il valore te lo dai tu quanto essere umano, loro hanno una scala, dovrebbe partire dai 2, a 2 milioni di valore a 10-15 milioni di valore a salire. Dico valore
di valore, perché poi loro monetarizzano il valore. Stacchiamo le due cose, valore e moneta. Il valore è sempre esistente, la moneta è basata sul valore. Levo il valore, la moneta perde la sua forza. L'oro era la contropartita in valore dell'euro, diciamo, delle vecchie monete. Una misura del valore. Sì, una misura del valore. Cioè un chilo di oro è sempre un chilo di oro, poi 10 anni fa valeva 10.000 lire, adesso vale 100.000 euro. La più perfetta applicazione finora nella storia del valore e monetarizzazione la fece Hitler. Che cosa fece Hitler? Invece di emettere moneta né sull'oro, né sui beni, né sulla terra, né su niente, le emise sulla cosa più logica, l'essere umano, risorsa umana. Più esseri umani ci sono capaci di lavorare, non quelli che stanno a sedere sulla sedia, lo dice sul Mein Kampf, andatevelo a leggere. C'è scritto là, quando l'ho letto dico che è Gesù Cristo che parla o Hitler. Andate a vedere. Dice che lui, chi è che ha valori veramente? Chi costruisce? Chi porta il cibo? Quelli sono gli esseri umani che hanno valore. Il contadino è il più alto valore, la base, perché il vero valore è la base, non la testa. Quindi lui ha monetarizzato il Reichmark, non è la moneta del Reich, significa la moneta del popolo. Quindi io sono il valore, quella è mia. E in Germania che è successo? Zero disoccupazione, tutti ridono. Ma come ha fatto l'Inter a stregare la Germania? E te lo chiedi ancora, erano tutti ricchi, è normale, c'è chi lo difende. In America si morivano di fame, banche rotte. E tutti erano nel fetto, tutto ci avevano. È normale che la Germania era ricca. Non vale che sono l'altro permesso, perché se no li facevano fare la fine di Kennedy dopo 6 mesi. Sì. E l'hanno permesso perché con quella ricchezza lì la Germania doveva riarmarsi e far partire una guerra. E fare tutto, però questa è la più perfetta applicazione di valore e monetarizzazione, tra virgolette, del valore. Era perfetta, l'emissione monetaria deve essere basata sulla capacità di generare quella... Certo, però era la stessa cosa che fece il New Deal di Roosevelt, solo che Roosevelt che cosa fece? Riassorbì i disoccupati facendo ripartire l'economia sotto un lavoro statale, ma il denaro prendeva a prestito dalla Federa. E quindi c'è sempre invece Hitler la stampava direttamente come moneta statale, non indebitando il popolo, quindi non avendo bisogno poi di chiedere delle tasse, e usando questa disoccupazione per fare diga, autostrade. La Germania in 2 anni risolse tutti i problemi di disoccupazione, dell'inflazione di Weimar, sì. Ed è per questo che il popolo amava il nazismo e continua a amarlo. I vecchi, io ho parlato con dei tedeschi che i nonni gli spiegavano questo fatto qua, che il popolo non è che fossero tutti militaristi, nazisti contro gli ebrei, ma Hitler era visto proprio come un salvatore della patria. Se un domani arriva uno che i banchieri gli danno questo potere, questo qua diventa un dio. Ed è anche questa la giustificazione che i banchieri dicono, questo potere qua, quando Lincoln, che fece la stessa cosa e fu ucciso per questa cosa qua, no? Stampò del denaro senza chiederlo dai banchieri, ma stampò i greenbacks, i famosi dollari verdi, per quello che il dollaro è verde, perché prima tutte le banconote erano stampate con il chiastro nero, e per distinguere dalla moneta bancaria, questa moneta statale era verde. Greenback era, no? Greenback, i dollari, da lì e Kennedy fece il dollaro rosso, no? Cosa? Rosso? Rosso, sì, perché c'era un simbolino rosso, era tutto verde. Kennedy, cioè, l'ordine esecutivo 11.110 era un dollaro rosso. È ancora in atto, è legale quel... È stato ritirato. Però è corso legale. Diciamo è tirata la moneta fisica, però è ancora valida. L'esecutivo è ancora esecutivo. Perché cioè, è il presidente può nessuno la svegliarsi e dire tolgo questo potere alla Federa, però c'è un problema che in un certo senso tradirebbe i suoi mandatari. Perché sì. per questo che non lo fa. No, non puoi, cioè, è un contratto pubblico. Esatto. Kennedy in un certo senso, che era sempre figlio delle solite famiglie legate a questi poteri massonici, finanziari, bancari della Federal Reserve, ha voluto un po' anche Berlusconi, cioè Berlusconi la carriera. Moro, Aldo Moro, 500 lire. Sì, ecco, forse Moro veniva già da un potere più politico e meno diciamo finanziario, imprenditoriale, ma in America scordiamoci che un politico fa carriera politica e viene eletto perché vince le elezioni. È per adesso, via all'appoggio del sistema finanziario, cosa successe delle elezioni, di tutto quanto. Dopo la guerra, l'Italia era ovviamente... è stato letteralmente rubato l'oro dall'Italia, sono venuti di cambio, dicono tedeschi, ma non è vero secondo me, e hanno preso dalla Banca d'Italia tutto l'oro e tutte le monete, l'hanno fatto con un piglio, ma sono stati gli americani secondo me. Con un? Con piglio, proprio l'hanno fatto scientificamente, in Italia ci hanno rubato 40 tonnellate d'oro e non so quanti miliardi di moneta a corso legale, ma perché? Per questo. Dopo la guerra l'Italia non aveva più niente, quindi proprio loro niente, proprio rubato effettivamente storia, cercano di occultarla questa notizia, ma cioè, vera? Hanno rubato letteralmente
Ma come mai che nessuno ha protetto dei comunisti buoni o dei padri costituenti e ha difeso quel loro? Come mai tutti questi buoni, questi grandi statisti non l'hanno fatto difendere? Per questo motivo, per il signoraggio. Gli americani dopo stamparono le armi nere, American Military Nere. C'era un signore che è andato via, che ce l'ha, l'ha vista. Sono belle grosse, se andate su internet le trovate. E hanno dato a noi in concessione di utilizzare quel loro bene, altro trust, a patto che poi dopo ripagassimo con moneta vera, con soldo vero, l'AMLIRE, signoraggio bancario. Ecco, partito da là, dalle AMLIRE. Quello è l'inizio del signoraggio in Italia, la nostra rovina. Succede questo, perché hanno fatto questo? L'Italia, come la Germania e il Giappone, è ancora sotto occupazione americana, ma non aleatoria con le basi, veramente, legalmente. Perché la guerra l'ha scatenata il Terzo Reich, quindi i nazisti, i fascisti e l'impero di Hirohito. C'è un problema però, la resa l'hanno firmata il regno di Sud Combadoglio, Dennis con la Wehrmacht e la Repubblica Giapponese hanno firmato. Però non sono gli scatenanti della guerra. L'impero giapponese. Sì, l'impero, non è stato l'imperatore a firmare la resa, fu un suo generale. Perché succede che dico che è ancora pericoloso? Noi siamo ancora belligeranti con gli alleati. Perché il Terzo Reich non ha mai firmato la resa, i fascisti non hanno mai firmato la resa, il Hirohito non ha mai firmato la resa. Quindi non firmandola, soltanto perché non ci sono gli uomini, non significa che sei belligerante, è un cavillo legale. Sei in tregua, Terzo Reich, è una tregua. Una ancora tregua. Esiste. Perché però, diciamo, non può operare? Perché non hai proseliti. Però legalmente esiste. Non avendo mai firmato la resa, la Germania è pericolosa, quindi deve essere occupata. Quindi anche l'Italia, che il fascismo non ha mai firmato la resa, l'ha firmata Padova. E il Giappone? Il Giappone è uguale, non ha firmato il Hirohito la resa. E infatti hanno le basi americane che ci occupano fisicamente. Tutti i proventi dell'Italia sono pignorati dall'America. Una delle tante delle clausole di Cassibile, il famoso accordo segreto che fece Padova, ci sono anche queste, che possono sequestrare e pignorare le ferrovie dello Stato, tutte le infrastrutture, i beni, i soldi, l'acqua, se gli serve. In pratica siamo ancora sotto occupazione. Io ieri ho lanciato questa cosa. Che succede se io mi dichiaro ambasciatore del fascismo e vado a firmare la resa? L'occupazione americana deve finire, perché ho firmato la resa per il fascismo. Però devi essere ambasciatore. Fuori dai ball, dall'Italia dopo. No, però c'è un ambasciatore non porta bene. Il problema è che loro non firmerebbero, perché non è disonore. Quindi, secondo i loro accordi, è andato il contratto. Sei tu che mi hai detto di no, perché? Ma se non vincono la guerra, dopo possono dire, va bene, ho vinto la guerra. Sì, ma io voglio firmare la resa, mi voglio arrendere. Se tu mi spogli di quel diritto, un contratto unilaterale, quindi vai. Fintanto che noi o qualcuno eviterà di firmare la resa, qualcuno fascista o qualcuno nazista o qualcuno dell'impero del Hirohito, noi subiremo a vita l'angherie degli americani, dei governanti e degli illuminati. L'unico modo per farli firmare legalmente è questo, firmare la resa, andare all'ambasciata, probabilmente lo farò, gli dico voglio firmare la resa a nome dei fascisti. Ambasciatore non porta bene, te lo ripeto io sono ambasciatore, vero, non sono quello. E io dico, fammi vedere il mandato dei fascisti. Che fammi vedere che tu dici che mi serve il mandato dei fascisti. Non ti faccio vedere niente, tu non mi fai vedere niente. Contratto perfezionato, quindi via, fuori dai palli. No, comunque non sono gli americani che regolano tutto. No, beh, io dico americani, perché gli americani sono una colonia ancora della madre. Vabbè, un passo alla volta, no? Un passo alla volta. Ecco perché viviamo la situazione del signoraggio, ecco perché viviamo l'occupazione americana, ecco perché faranno il MUOS in Sicilia, faranno un altro MUOS in Sardegna, ecco perché faranno gli scemini. Perché hanno mandato in giurisdizione, in base al fatto che nessuno ha firmato la resa americana, con gli americani, con gli alleati. Perché in Italia la Francia che ha firmato la resa, quindi la Francia ha perso la guerra, non ha diritti di stare a Londra perché l'ha persa, ha firmato la resa. Perché con la Francia hanno fatto il patto di alleanza e con l'Italia no? Con l'Italia c'era il patto di conbelligerante, eravamo. Perché volevano depredare le risorse italiane. Guardate l'Italia, quando Mussolini diceva l'Italia è una portaerei protetta sul mare, è vero, guardate dove è messa, come è messa, i latini dicevano mare nostrum, con quella posizione nel Mediterraneo, che altro puoi dire? Siamo la Cuba, la Russia. Sì. Ecco perché, poi gli serviva questa enclave loro. Noi stiamo da Cuba. Gli servivano le risorse. Bella.
Quali sono le risorse dell'Italia? Il terreno, il cibo, l'aria, l'acqua? No, noi, la nostra bravura, la nostra capacità. Loro sono incapaci di considerare determinate cose. Ma no perché sono stupidi, perché non hanno la nostra storia. Quindi ecco fatto che hanno bisogno di noi, più che noi di loro. Però hanno creato un diritto che ce la mette in quel posto. No, perché lo accettiamo per consuetudine. Lasciamo che ce la mettono in quel posto. O per consuetudine, però l'hanno inventato bene il sistema. Certo, sono dei geni. Non, dell'ammiragliato. Non sono dei perfetti, sono proprio dei geni. Perché rispetto al diritto romano, perché anche i romani hanno creato un diritto per creare un'egemonia sull'impero. Sì, sì. L'hanno perfezionato. Ovviamente con la compagnia delle Indie, prima olandese e poi a... Ma sai chi è che gliel'ha inventato il brevetto? Non sono gli inglesi, italiani. E neanche i brevi. Sono i primi banchieri italiani col Vaticano. Perché alla fine chi regge le fila sono sempre... E Ciccio Baldi. Vero, cioè io pensavo che erano i Rothschild alla fine la Vaticano. Banchieri. Fresco Baldi. C'è una triplice nel mondo, tre enclavi. Vaticano, Washington DC e la City di Londra. Esatto. Ah, è vero. Sono tre, cioè, Washington è al terzo posto. Sì, la City sì, al secondo e il Vaticano al primo. Quindi quando qualcuno mi dice ma l'Italia è valido, chiedetevi se è valido all'estero, tutto parte da qui. L'impero romano era qui. Ma allora scusa, perché Washington DC si divertiste, è un enclave che non ha niente a che fare con l'America. Esatto. Ha il suo statuto, non va via. Se per una alla volta che sono. No, io se il vertice in Italia, perché se l'Italia è registrata a Londra, come se fossimo una... Perché è registrata la compagnia in Italia. La City. La City, perché hanno... Perché il... Fanno tutti i loro giochetti, che ci interessa il perché? Vediamo come siamo arrivati. Washington DC è... Scatole cinesi per farci... Cioè, non è la sede del governo, non è la città di Washington, ma è lo stato di Washington, giusto? Sì. No, distretto. Distretto interno. Dentro Washington, c'è Washington District, che è un enclave che ha il suo sindaco, le sue leggi, come la City ha il suo sindaco, come... Il Vaticano che ha il suo regnante legislazione ed è la sede del governo, giusto? Il Vaticano è il terzo americano. Al secondo posto, diciamo, tra virgolette, la City di Londra, vedo. E poi Washington District. DC sta per District. Comunque Sandro, occhio a dire che sono dei geni, perché in realtà se ci pensi, sono tutti intossicati qua. Sì, geni del male, però è geniale. Sì, è geniale nel male, perché geni di solito è geni uno sì, però chiamati geni per me sono delle tossemia acuta cronica. Schiave di se stessi. Sì, geni del male, parliamo di geni, dai, però è bellissima come. Diciamo una spogliamoci dai giudizi. Ma sai, geni, vorrei dare un termine giusto che è di patologia. Facciamo geniale. Geni patologico. Cioè, sono i giudizi pieni di metaboliti. Guardiamo l'opera dell'arte, è geniale. Guardiamo l'opera, l'opera è geniale. Vabbè, ma è geniale grazie a tutti questi neuroni che abbiamo dopo la glaciazione. La bellezza di quest'opera che serve a farci svegliare. Vedete le informazioni, non sono nascoste e bruciate, puntate, ce le abbiamo tutte, eccole. Come le cambiamo? Facendo consulenza. È una genialità talmente patologica che ci sono 40.000 ragazzini al giorno che muoiono di fame, ci sono migliaia di animali uccisi. Sì, piante sterminate. È patologica. Sì, sì, ovviamente. Tutto... Sì, 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 ma perché noi abbiamo accettato per consuetudine. Sì. Quindi adesso abbiamo anche altre nevi. Quando è che è partito il signoraggio? Sappiamo dove, sappiamo chi, sappiamo perché. Sappiamo anche perché adesso viviamo la situazione di angheria in Italia. Il popolo americano, che loro sono come noi, sono i liberali. Sono messi peggio gli americani. Sì, molto peggio sono molto aumentati. Siamo meno acculturati. Peggio sono quelli che veramente muoiono di fame. Africa, terzo mondo, bidonville. India. Cioè, prendiamo peggio. Allora, rapportiamoci. Vediamo peggio o non peggio. Rapportiamoci al nostro sistema occidentale. Lo so che c'è di peggio. Scale di peggio e gli 8 bambini che muoiono al secondo di fame. Questa è la... Io vado in giro e butto cibo. Di fame. Muoiono di cattiva alimentazione, gli danno i semi e questi muoiono. I cibi altamente proteici per ammazzarli. Certo, la soia, gli hanno la soia. Omicidio quello. Strage colposa. Quello è no, strage volontaria forse. Genocidio. Nascosta perché nasconde veramente. È lo zucchero bianco, allora tutte le tonnellate di zucchero che si mette nel caffè, due droghe in un colpo solo. È la sigaretta subito dopo. Quella diciamo almeno diffuso, ma il caffè milioni, miliardi di tazzine al giorno. Con tonnellate di zucchero raggiunto. Quindi abbiamo esposto la frode, ci siamo detti quanto siamo noi buoni, non lo so che dire. Adesso dobbiamo agire per cambiare consuetudine e finire con questa frode. Oh, mettiamo la cupola geodetica. Dobbiamo partire da piccoli gesti quotidiani. Che senso ha che io vivo come adesso, voglio cambiare il mondo, faccio l'ecovillaggio, se poi continuo la vita di prima? Come possiamo fermarli? Semplice, levamogli la linfa. Comincia a consumare non più i loro prodotti,
come Gandhi in India, le proteste di Bob Braga dagli inglesi. Compri da altre parti. Te la produci. Ma noi abbiamo tutto, io non capisco. Te la semini. Non ci manca nulla a noi? No, ci manca la cosa migliore, le palle e la volontà di agire. Il coraggio. Proprio ci manca la parte più importante. È il cibo specie specifico. Perché? Perché noi vogliamo sempre difendere le nostre proprietà, che non sono loro. Nostre, ma sono loro. Perché abbiamo questo attaccamento, devo difendere la mia scala sociale. Oddio, però se cambio dopo perdo, non acquisto, perdo. Io come faccio a non pagare elettricità per consumare di più? No, chiediti come puoi consumarne di meno per pagare di meno. Quindi applica una vita più naturale, comincia a levare degli accumulatori. Per paura, il frigorifero non è un mantenitore di cibo, è un accumulatore di paura. Io ho paura e comincio a riempirlo. Ma dico, scarsità. È il concetto di scarsità che noi uomini abbiamo fatto nostro e per noi nostro. Perciò io parlo di paura. Paura della glaciazione. Sì, per non avere paura. Paura della glaciazione. Perché io ho le cose, ho le dispense? Eh? Perché devo accumulare, perché ho paura della scarsità. Andate fuori in natura, una pianta di frutta, ma c'è la scarsità. Basta cambiare paradigma, girano un attimo. Ma che è passato Gaetano, sì. Perché io ho il guardaroba? Mi ho già la stupidaggine di guardare la roba. Quindi devo stare là a guardarmi. E girano. Quindi ho già aggiunto la paura, perché ho questa cosa di scarsità. Quindi se mi manca il vestito, e fammi accumulare. Tutto ciò che accumula è perché abbiamo una paura. Che gli animali hanno bisogno di accumulare? No. Accumulano il cibo, no, lo trovano gratis, ma pagano per il cibo, vanno a lavorare per il cibo, sono schiavi, no. Si mettono in ferie. Perché vivono in modo naturale, in un ambiente naturale con il loro cibo naturale. Perché le nostre vite sono così? Perché vogliamo mantenere una vita naturale, è inevitabile. Mangiare il cibo naturale per l'uomo, che ci piaccia o no, libero arbitrio, possiamo anche continuare a farlo, non è un mio giudizio, è una constatazione dei fatti. Se io mi alimento di qualcosa che mi fa male, a un certo punto violo e mi fa male. Poi il libero arbitrio, Dio ci ama, ci ha dato questo potere di scegliere di farci male. Però stai in disonore perché stupri piante, animali. Ti stupri, te in disonore, te e loro. Oltre che loro. Dici, ma com'è che io faccio una vita così? Le mangio gli animali, li tengo in gabbia per mangiarmi, li discrimino, i gatti hanno i diritti, se li abbandoni è reato. Però se ammazzi una mucca, un pulcino per mangiartelo, no. Se tiro fuori una pianta, un essere vivente, non ha diritti perché è un vegetale. È una pianta inferiore, sì, che comunica telepaticamente, noi per ora abbiamo bisogno della parola. Lui è inferiore, però io quindi io sono evoluto. È tutto perché è questo. Poi che ci piaccia o no, qui non c'è giudizio, c'è soltanto constatazione. Infatti, osservazione. A proposito delle piante che comunicano, quando hanno fatto un esperimento nei boschi dei parchi naturali, anche che bruciano per giorni, addirittura non riescono neanche a fermarli. Le piante che bruciano dove arriva il fronte del fuoco mandano un segnale alle piante dove il fuoco deve ancora arrivare, ma anche a miglia di distanza dove arriverà dopo giorni, e queste piante qui, distanti dal fuoco, cominciano già a prepararsi alla siccità, cioè restringono i vasi linfatici, com'è? Se la pianta sa che deve arrivare un'ondata di caldo e quindi cerca di proteggersi da questo imminente arrivo di calore, per dire come le piante comunicano. E sono gli esseri inferiori. Hanno sistemi di impollinazione che utilizzano di trasporto altri animali, altri mezzi, il vento, che sono esseri inferiori. La cosa interessante è capire che la pianta, siccome si è sviluppata prima degli animali come essere vivente, è più evoluto, ma si è già sviluppata, o perlomeno madre natura, un disegno superiore, perché sapeva già la forma. Ci sono delle orchidee che hanno la stessa struttura di un insetto, che l'insetto viene attirato all'orchidea perché crede che sia la femmina, e crede di accoppiarsi con la femmina, invece sta portando il polline. Intelligenza, eh? Ma non è intelligenza, uno dice, ma com'è possibile che l'orchidea sapeva che forma avrebbe avuto l'insetto che è nata prima? Attenzione. Perché c'è un disegno superiore che faceva in modo che questa cosa andasse avanti. Allora il disegno superiore, visto che riguarda la natura, perché io mi sono sempre chiesto, ma se la natura è perfetta, perché l'uomo deve fare dei casini? Anche l'uomo nella sua perversione, nel suo incasinamento, diciamo, serve questa. È molto condizione. Semplice, la risposta è semplicissima. È il famoso non il corso dell'espressione. Evoluzione. Abbiamo libero arbitrio perché? Rispetto al piano. Come fai a costruire se prima non rompi? Come no? Le piante, scelgono, si muovono, parlano. La civiltà, diciamo, in un certo senso. Cavoli, hanno i neuroni nelle radici, sono pieni di neuroni. Gli stessi nostri, tra l'altro. Neurotrasmettitori nostri hanno. Di essere lo stesso.
Allora, abbiamo bisogno del tutore, dell'esperto di turno, di chi ci dice come mangiare, come vivere, come consumare, cosa pagare, e devo chiedere il permesso per aprire un ristorante, un bar, e farmi un discorso. Quando mi sciata addosso al palo, posso farla? Io la faccio. L'animale che fa? È istinto naturale, mi vergogno pure quello. Vediamo un nudo, arrossiamo noi. La nudità è la cosa più bella che c'è, guardate le piante con gli animali, sono belli. E quei scemi che mettono i vestiti ai cani, li violento, poi dice perché la mia vita è quella che è. Lo violento, lo metto dentro casa, gli faccio mangiare anche lui il cibo naturale, lo bastono se non fa quello che dico io, poi dice ma com'è che la mia vita va così? Parto dal bambino, il bambino vuole fare, esprimersi, no, gli faccio azione con il cibo, con la forza, e poi dice perché c'è lo Stato che è così? Comincio da lui, deve essere più evoluto il bambino, proprio lì. Quello che rispetta la natura, che vive in armonia, lo violento, che mi vuole che mai arriva la mia vita? Ma mamma, io non voglio studiare, no, devi studiare, pizzo. Perché devo? Perché devo essere conforme al sistema, perché devo crescere, poi prendere il lavoro, poi la pensione. Ma per fa che? Mettere famiglia, che famiglia significa casa di schiavi. L'etimologia della parola famiglia è casa di schiavi. Ogni volta che io dico famiglia. Com'è? Con forza la casa di schiavi. Cioè com'è fa? Famiglia significa casa di schiavi. E com'è che è? Ogni volta che io dico voglio fare famiglia. Schiavo è famus? La famus, vuol dire schiavo. Famiglia. Infatti anche adesso è così. Chi è che ha la padre potestà e può decidere sul figlio? Il padre. Il figlio è lo schiavo. Una volta il padre, la padre potestà. Anche la madre è stata equiparata. Non ha il potere del padre però. No, no, padre, in ultima analisi no. Dal 75, no? Equiparati. Sono equiparati i genitori. Che cosa succede? Il padre, hanno le stesse il padre, che ha la potestà sulla famiglia, poteva vendere i figli, la moglie, e anche ucciderli per i debiti d'onore e per i debiti. Sempre per il fatto del trust. Sempre per i soldi, alla fine i soldi comandano. Sempre. No, neanche i soldi, la cupidigia, l'accumulo, il potere. L'investitore del pezzetto di terra. Il controllo. Il potere. E tutto deriva da lì. Quindi se io dico voglio far famiglia, sì, magari noi la vediamo bene. Poi in natura, a parte i pinguini, ma che cazzo fa famiglia? Nessuno, è contro la natura. Ma che siamo un pinguino, non lo so. Infatti come teniamo insieme i matrimoni? Con un contratto, che matrimonio? Con la violenza. Aspetta. Con la violenza. Ecco, fanno coppia fissa, ma i pinguini, condor, due tre uccelli, basta. In un sistema naturale non ha bisogno dei genitori per tanto tempo. Finito lo svezzamento, dovrebbe andare si procurerebbe la frutta staccandola dall'albero. Ma siccome il sistema, diciamo, è decaduto con l'espansione, col fatto che abbiamo dovuto colonizzare tutto il pianeta e c'è stata questa espansione, è chiaro che la famiglia rappresentava un bene per il nascituro, perché dopo che viveva lo svezzamento, lui non era in grado di procurarsi già, perché doveva prima istruirsi, imparare un mestiere e dopo diventava, come dire, produttivo per sé e per gli altri. Ecco che i genitori, infatti l'uomo è l'animale schiavo, che deve stare più a lungo con i genitori rispetto agli altri animali, che fin dallo svezzamento vai e arrivi. L'età giusta, anche neurologicamente parlando, è proprio di coscienza, sono più o meno 8 anni. Entro gli 8 anni il bambino ha formato la sua coscienza e il suo carattere futuro. Quindi il compito della madre è veramente grande. Invece di dargli pizze e fare azioni con il CD, perché puoi fare? Fallo. Io ho detto, volete fare la più bella scuola per i bambini? Allora facciamo quello. Li mettiamo su un prato e su un prato ci mettiamo. Allora, lì gli attrezzi per costruire, lì i pennelli per dipingere, lì la musica, lì un palco, lì i vestiti per danzare. Automaticamente il bambino sceglierà la sua strada e io dovrò seguirlo per quella strada. Noi dobbiamo essere dei tutori per i bambini, non quelli che violentano e li obbligano, la scuola dell'obbligo. Il bambino me l'ha detto, lui può fare l'oratore, lo indirizzerò verso scuole per fare l'oratore, lui può costruire perché sta là, te lo dice lui. Io farò fare un indirizzo di scuola, tra virgolette, per farlo diventare quello che lui vuole essere, non quello che io voglio che lui sia. Poi c'è stato un gruppo che ha detto io non ce voglio fare un cazzo. Non lo faccio! No, allora dice, allora tu farai il banchiere e il politico. Il banchiere se sei intelligente e il politico se sei stupido meno intelligente. Il bambino vedrai il bambino che è più capace a organizzare, vedrai quello che sarà più oratore. Così che funziona il sistema. Poi dopo nella società naturale il bambino è libero. Sceglie lui quello che può fare. Gioca. E non c'è più bisogno di sapere invece, quello che dovrà fare, perché già lo sa. Farà ogni momento quello che invece la madre che fa con i genitori? Violenza. E giù con le pappe, con i plasma, con la carne tritata, e vai al ristorante, fermo, buono, non ti muovi, devi fare quello. Ma lui sta giocando con un altro bambino, si sta esprimendo. E poi dici, sì, non fare casino, zitto! E poi dici, perché la mia vita sarà di merda. Cavolo, sto violando il suo libero arbitrio.
come posso pretendere che io mi eleverò? Come posso pretendere di avere più energia, più risalita per me? Sono più impreso a dire cosa non fare che a indirizzarlo verso la vera vita. Facciamo una società naturale, facciamo queste cose, cambiamo. Quale di voi mamme non sarebbe disposta a dare 100 euro al mese a un insegnante che fa questo? Chi gliele darebbe? Tutte prendere. Quindi non abbiamo bisogno del sistema scolastico, facciamolo. Non ho il titolo per poi prendere la pensione loro, ma sti cavoli noi lo mettiamo. È più importante il lavoro o una vita che poi farà altre vite più evolute. Ma in questa società cambiamo, la scusa tengo famiglia ormai non regge più. Tengo schiavitù. Tengo... Sei colpevole. Tengo famiglia. Tengo famiglia è il modo di dire. Tengo schiavitù. Sì, proprio tengo... famiglia di... No, non regge, no scusa, hai violentato la prima coscienza libera e poi dice, ma tutti fanno così, sti cavoli, lui è libero. E ecco perché la tua vita poi a vedere sarai tartassato dal sistema o chissà da chi. Hai cominciato tu. Proprio il termine giusto. Tartassato. Ma ce lo dico più volte. Più volte. Tartassati, ci hanno fatto anche il film. Paolo Villaggio, Fantozzi. Quella è allegoria, per recitare la società fantoziana. Dove tutto è il contrario di quello che vi dicono. Vi dicono latte fa bene, per le ossa ti spacca le ossa. La giustizia fa giustizia, invece sì. Fa ingiustizia. La medicina dicono che cura, invece ammala. È tutto, tu lo prendi e lo giri così, no? Quando ti dicono che la legge è uguale per tutti, è vero. La legge divina. Il problema è che non tutti sono uguali davanti alla legge. È vero, perché qui mi ha dato l'assist per parlare di status sociali, che pochi riconoscono. Cosa sono i famosi gradini o caste, come volete. Più in una società, quale anche l'Italia, hai uno status sociale alto e più hai diritti, che non sono veramente diritti, sono chiamati servizi, privilegi e benefici. Perché ne sono chiamati tot e non diritti? Diamo il nome giusto. Perché i diritti sono uguali per tutti, i privilegi sono concessi, quindi possono essere revocati e quindi possono, qualcuno è più forte. La Repubblica Italiana ti dà il beneficio, il privilegio della pensione, però te la parte d'oro. Quindi non è un diritto per tutti. Che cosa succede? Gli status più bassi sono lo schiavo, l'extracomunitario, e quindi il lavoratore, il cittadino e poi mano a mano gli altri che salgono. Anche in Parlamento ci sono gli status, qui sono ben visti e permessi. Se la leggete bene, l'intercettata, il magistrato è uno status sociale. La Costituzione italiana. Libreria. Lo scarichi gratis dal sito della Repubblica. Magistrato, eh? Status sociale, uno status sociale, magistrato. La forza dell'ordine è uno status sociale più alta del cittadino. Quindi quando quelli vanno in giro, io sono qui a reclamare i miei diritti da... Io dico, io sono cittadino, io te li do i diritti all'interno di quello status. Ecco, dice, ma perché il parlamentare può fare quello e io no? Perché lui è uno status più alto, io ce l'ho più basso e non posso reclamarne di più. Il parlamentare può andare in una carcere, entrare quando vuole per fare una visita. Se io provo a reclamare i diritti di uno status più alto faccio frode, quindi vengo mazzolato per strada dalle forze dell'ordine. Poi ci sono altri status. Il Presidente della Repubblica è uno status. L'ambasciatore è quasi il più alto e poi c'è quello di ospite, che l'ospite quando deve può fare di tutto, non paga niente, tutto gratis, le leggi, alcune leggi come nella Magna Grecia, no? Addirittura gli ospiti della Magna Grecia, se li beccavi in guerra dovevi posare le armi, sì, perché ospite tipo l'ambasciatore. Per, voi se avete un ospite in casa gli fate pagare, gli aprite il cuore e mettete casa a disposizione. Chi è che gode del diritto di ospite in Italia? I rom, non i rom gitani, i gitani, non i rom come cattivi sono un po', perché i campi rom, il cavolo, li spostano, non li possono mandare via perché hanno status di ospite riconosciuto da tutte le nazioni e quindi loro hanno diritto a stare qua, a transitare liberamente come tutti noi e a usufruire di privilegi che i cittadini non potranno mai richiedere. Ma perché loro non dovrebbe anche essere ospitato prima di essere ospite? È uno status suo riconosciuto, già riconosciuto l'ospite per legge italiana, è già codificato, quindi non deve chiedere niente, è già stato concesso. Perché se ospito qualcuno lo ospito. È già ospitato perché per legge è già retroattiva, è già stata, è già andata. Tutti gli extracomunitari che entrano, basterebbe che invece di entrare come clandestini entrano come ospiti e non dovrebbero. Perché non lo sanno, infatti, io mi dichiaro extracomunitario, status sociale niente, quasi schiavo, quindi i diritti sono limitati, ecco perché stanno in lager. Ma se io alzo la mano e dico addirittura sono un essere sovrano, le porte si devono spalancare. Poi ci sono anche i rifugiati politico. Il passaporto, cioè se uno... non ti serve. Ma i rom ce l'hanno il passaporto, se no mica potrebbero fare gli ospiti. No, anche la polizia è uno status sociale concesso, quindi può essere anche revocato. Anche il coso, il rifugiato politico, è uno status. Concesso. È concesso. È concesso, riconosciuto. La Costituzione proprio.
gli status sono delle concessioni, dei privilegi, non sono dei diritti, perché qualcuno li riconosce. Lo status più alto ce l'ha l'essere umano, in quanto diritto divino, quindi è un diritto applicabile a tutti, inalienabile. Però dice, come mai io non posso fare questa cosa? Perché mi definisco cittadino, ecco il mio contratto, ecco i miei diritti, i miei dati. E poi evito di esercitare il diritto. Se io non esercito, lo perdo, come il muscolo, non funziona il diritto. Se evito di esercitarla, lo perdo. Semplice. Ma perché vai in usurpazione? Che vai in desuetudine. Se io non utilizzo i miei diritti, li perdo. È normale, non li sto utilizzando. Si deteriorano. Ci possono essere dei diritti inalienabili. Quelli inalienabili, ma se io quelli non li esercito, sono sempre a mia disposizione, però se non li esercito li ho persi. Però, no, ma non li non è libero viaggio e transito. Non in assoluto, ma li perdo finché non li usi, sì, li perdo. Ho persi l'uso. Desuetudine. Non è che li perdo definitivamente. Cioè, nel momento che mi si accende la lampadina, li posso certo. Dire. Anche dico, no, per 20 anni non li hai utilizzati. No, dopo quello è un privilegio, invece i diritti ce li hai sempre, però se non li uso li perdo. L'uso. Ti faccio un esempio di diritto, il libero viaggio e transito, è un diritto di tutti gli esseri viventi, che gli animali hanno i bordi o i confini, hanno il libero transito, anche noi lo abbiamo, viaggio e transito, però se io non evito di farlo, perdo la consuetudine, decaduto, se continuo a farlo... All'interno di una nazione vai però nell'estero, cioè puoi dire vale in Italia, però... Vale dappertutto, anche lì vale la stessa consuetudine, ma so, messo... in Ungheria non mi riesco a far capire... Questi mi chiedono una carta e io gli dico no. E quelli sono altri problemi di comunicazione, però il diritto rimane sempre. È diritto divino si chiama, perché è uguale per tutti, dappertutto. Ci posso provare, insomma. Lo devi esercitare, loro lo sanno, ce l'hanno codificato nelle loro leggi, nel loro scritto. È diritto divino, è applicabile dappertutto. Senti, quando parli di diritto divino... Naturale. C'è un Dio, cioè una cosa religiosa. Noi, diritto divino, noi siamo le divinità. Naturale, noi siamo diciamo. Dio. Non, niente al di fuori. Non è il Dio quello religioso. No. Qui si parla di creazione, di universo, di creazione, di creatore. Creatura. Sì. Cioè il diritto, diritto naturale non scritto. Alta frode. Natura. Vabbè, per chi gli piace, diamo un nome. Dio è colui che è. Non è Dio, colui che è. Quindi è tutto. No. Diciamo che noi, forza creatrice, questa forza, la vita, chiamatela come vuoi, ognuno gli dà il diritto naturale è come il diritto di gravità, no? Sì, diciamo, cioè scusa, come la legge di gravità, uno gli dà un nome, sembra che siamo un gruppo di uno gli dà quel nome che lo fa sentire più al sicuro, utilizziamo quello che ci pare. Io, a me piace chiamarlo universo, vita, forza creatrice, noi, il creatore, chiamatelo come più vi fa comodo, però è di fatto che c'è. Ma se no se abbiamo un gruppo religioso, ma quando ci presentiamo al pubblico... No, niente religione, qui si parla di natura, di ciò che è la creazione, comunque il creatore. Qualcosa di... La forza creatrice, di ineffabile, di inqualificabile, sì. Perché è qualcosa che va sopra. Perché è oltre. Tutti ci rendiamo conto, ma nel mondo che... Però è naturale, è facilmente, sì, no? Sì, sì. Facilmente riconoscibile. Non sappiamo chi l'ha causata, perché a sua volta... Ragionando in termini di creazione dovremmo arrivare al primo livello che non è stato creato. Fermiamoci a quello che vediamo, chiamiamo la natura, quello che è la natura. Cioè, questa forza è visibile, no? Cioè sì, tu hai diritto al tuo cibo specie specifico? Ce l'hai questo diritto? È visibile? Non ci interessa. Non ci interessa. Cioè, tu hai il diritto di avere il tuo cibo specie specifico? Ce l'hai questo diritto? Sì, però non lo eserciti. Vediamo quello che riusciamo a vedere. C'è questa forza, è un fatto. Poi non ci interessa come è nato, come è generato. C'è questo fatto e noi facciamo parte di questo fatto perché lo siamo. Già il fatto che sei nato hai dei diritti naturali, no? Quindi diritto, fatto di nascita ti dà diritto al non freddo, diritto al cibo specifico. No, non al freddo, al caldo, mettilo al possibile, perché quello dopo sarebbe un privilegio. Infatti mica noi abbiamo il diritto alla cura, perché se io penso che ho il diritto alla cura, già penso che sono malato, io ho il diritto alla salute, quindi sarà mio cura mantenere la salute. Poi voglio ammalarmi perché voglio mangiare, come vivere, come non devo, iniettarmi droghe, bevere la Coca-Cola, l'acido della batteria, mangiare la carne, quello che è, poi voglio la cura. Quindi se sei peccatore devi sottostare a determinate regole se vuoi la cura. Faccio appello al diritto di vita. Anche usare il termine peccatore non è sempre, stiamo sempre... No, però lo usano per fatti... Il peccatore in genere, colui che sbaglia, colui che ha un debito. Oggi invece di dire che sei indipendente, la scuola ha un debito formativo. Addirittura lì vogliono arrivare. Non ho nessun debito formativo, sei tu che sei incapace di insegnarmi. Diciamo fare un atto innaturale. Sì. Invece no, sì, un atto.
usiamo le parole più comuni che possono arrivare col bici, è un peccato, un atto innaturale, vai contro la natura, però per libero arbitrio possiamo farlo, però per la legge ne paghiamo le conseguenze, perché la differenza fra legge e normative è semplice, l'ho detto stamattina, la legge si applica a tutti e a tutti indifferentemente, senza l'ausilio di una forza esterna, leggi di gravità, chiunque esso sia la subisce, e senza che qualcuno ti spinga fuori, quella è una legge. Le normative invece hanno bisogno di chi le promulga, un altro trust, di chi le amministra e quindi le esercita, di chi le impone e di chi le subisce. Quella è una normativa, non è legge. La legge è quell'altra, quella naturale. Causa effetto, è una legge. Mangio di merda, mi ammalo. Causa effetto. Vale per tutti, eh? Non è che c'è immunità, non c'è immunità, status sociale. Il diritto naturale, diritto possiamo naturale. Dire che il dio del diritto naturale è la causa effetto. Sì, punto. Libero arbitrio, violo il libero arbitrio e pago le conseguenze. Mi dicevano gli studenti di giurisprudenza che fanno di giurisprudenza mi insegnano che il diritto, quello artificiale, le leggi, quello positivo, deriva dal diritto naturale, sì. Che lo insegna all'università, quindi lo sanno. Sì, il diritto positivo è quello naturale. Poi il diritto, attenzione, che se qualcuno prova a codificare il diritto divino, che è impossibile, c'è una frode. Il diritto naturale è incodificabile, già in noi, lo sappiamo già, non abbiamo bisogno di qualcuno lo scrive, perché se qualcuno lo scrive, quel qualcuno lo può cambiare, e quindi è un privilegio. Quindi non è un diritto, i diritti invece sono immutabili, nel tempo dei tempi si applicano ugualmente a tutti, a meno che il creatore non lo voglia cambiare. Sandro, scusa, tu prima hai detto, la legge è uguale per tutti. No, la legge vera è quella che non ha bisogno di un terzo per essere applicata. E chi è che la applica? La magistratura? Da sola? No, no. Chi la applicherebbe? Le forze dell'ordine o la magistratura? Ecco, quindi, cioè, per definizione la legge di cui parlano quelli che la vogliono non è legge, no, è norma, normativa. Norma. È un, per definizione non è legge, non può se esserlo. Loro non sono quelli che fanno, bravo, di fare. Loro fanno delle perché normative, loro legge giuridica, sì, cioè, sì, però hanno voluto corrompere la parola legge per cercare di confonderci dalle vere leggi naturali, per staccarci dalla natura. Quelle sono normative, atti, regolamenti, come vi pare, ma non è legge. Infatti abbiamo decreto legge, ci devono sempre appiccicare una parola per sminuire l'altra. Giusto. Perché, fate, perché non è legge? Limite di velocità, 60 all'ora. Se non c'è chi te lo fa, tra virgolette, rispettare, quindi impone, come può essere applicabile da solo? Non ci può limite di velocità applicato da solo, non è legge, è una normativa. Vuol dire allora che le leggi vere sono le leggi fisiche? Sì, esatto. E si applicano senza l'utilizzo di un terzo. Esatto, cioè il mitocondrio da sole, perché già ci sono. Il mitocondrio ti dà gli ATP, la benzina, ecco perché il mitocondrio, quella è una legge. Non ha bisogno, non è che, di chiedere il non è che arriva Berlusconi e dice no, il mitocondrio adesso fa, non fa più gli ATP, ma li fa il pancreas. Le creano leggi biologiche perché noi siamo fatti di atomi e quindi Le dobbiamo rispettare, però abbiamo anche la bellezza di infrangere, però ne paghi le conseguenze chiunque. Io posso anche infrangere il limite della velocità e non pagare le conseguenze, perché non c'è il terzo che la fa, che la applica a me. Ma la legge biologica, se io la violo, ne pago le conseguenze, danni al fisico, inevitabile, causa effetto. Quindi ne paghiamo tutti, non è sovrano, non esiste governo, non esiste decreto legge, quelle sono le vere leggi. E sapete, mangiando male, la prima cosa che paghiamo è l'invecchiamento, che la cellula non dovrebbe invecchiare. È possibile. Praticamente la vecchiaia, che è un processo naturale, per cui noi vediamo una foto a 20 anni, a 40, 60, 80, e diciamo una cosa normale, non è una cosa normale. È normale nella anormalità, sì. È normale, è la, è la normale significa normalizzata quello che noi chiamiamo vecchiamento e disidratazione precoce e addirittura già dallo svezzamento già passi dal 88% di acqua già all'80-70%. Come se facessimo una cura ripetuta all'arsenico, cioè se io voglio fare un omicidio perfetto do una percentuale di arsenico a una persona tutti i giorni. E cosa succede? Che questa persona non muore, ma comincia a invecchiare, i capelli grigi, perdere vitalità, eccetera, eccetera. Quando muore, cioè tutte le malattie degenerative all'Alzheimer. È un omicidio questo. È un omicidio lento. Derivano dal cibo, sì, avvelenato, dalle proteine sbagliate, dai cibi sbagliati. Io vorrei fare, anche fare vedere un'altra parte importante, che l'intento di questi bei nostri incontri, adesso ci sono dato informazioni, strumenti verbali e cartacei per aiutarci in queste situazioni di stadori. Andiamo oltre, facciamo i prossimi incontri per costruire.
c'è qui il nostro fratello Roberto, ha portato la stufa Pirolì. Ecco, avrei sì. Un'altra persona che avrebbe lanciato un'idea, sì. Prima stavamo parlando poi, e mi sembrava il momento di prima di passare alla stufa, per altrimenti per non far rimanere solo parole, quello che ho detto? Eh? Per non far rimanere parole quello che sto dicendo. No, per non far rimanere tutto solo parole. Ecco, scusa, non ho capito. Sì. Vai. Allora, pensavamo, visto che la differenza di ognuno di noi può cambiare le cose, visto che ho capito che anche Sandro è abbastanza pratico, di darci anche un obiettivo. Per esempio, se tutti quanti facessimo un rigetto fisicamente, un rigetto. Cioè ci diamo un tempo e posso, diciamo, scusa, posso? È una proposta. Vorrei spiegare a loro la differenza fra il rigetto e il protesta, perché loro non c'erano, non lo sanno. Sì. Ah, ok. È importantissimo per noi. Allora, chi protesta, quelli vanno in piazza a protestare perché non c'è la condizione, sono cittadini che riconoscono il potere di un terzo e al terzo vogliono il rimedio. Quindi che significa? Ho perso giurisdizione e loro hanno il diritto anche di mazzolare. Perché quindi accetti il mio potere perché me lo riconosci, stai protestando, vuoi darmi il rimedio. Quando invece a noi qualcosa non ci piace, perché è contro i nostri diritti inalienabili, dobbiamo rigettare. Tu promulghi qualcosa, lo mandi verso di me, io lo prendo e te lo rimando indietro, lo rigetto, no grazie, non mi interessa la tua proposta di contratto. In tribunale che fanno? La sua istanza è rigettata, la sua richiesta è rigettata, perché questo è il rigetto, dice no, non mi interessa. Il contratto non è perfezionato, lo rimando indietro. Ti faccio un esempio pratico. Cartella di Equitalia. Mannaggia la cartella di Equitalia. Sto protestando, però ce l'ho ancora in mano. Cartella di Equitalia. No, grazie, non mi interessa. Pagatela da solo. Questo è il rigetto, questa è una grande potenza. Quando fate qualcosa, dobbiamo protestare. No, dobbiamo rigettare. Allora, ecco qua. Se volete fare la foto, perché così è comoda, se volete farlo girare, è una cartella di Equitalia, mi pare, o qualcos'altro di dettaglio. Comunque, che sia la cartella di Equitalia, io quella non ce l'ho. Qualsiasi cosa. L'abbonamento. Anche una legge può essere rigettata, Formigoni l'ha fatto. L'abbonamento Rai che l'ho portato, perché lui una fattura o altre cose, cioè se tutti quanti ci diamo l'impegno di fare anche solo un rigetto e di insegnarlo magari, allora, o di passare l'informazione ad una persona, tra un mese e mezzo noi potremmo avere anche 300 rigetti fatti. Quindi questo fa facciamo consuetudine. Consuetudine, esatto. Allora, se ci diamo chi naturalmente accetta la proposta, siamo sì, liberi. Lo fa tutto a sua responsabilità, ovvio, perché l'azione della vita è la sua. Cominciamo con l'autostrada tutti? Esatto. Sì, io ce lo faccio. Interessa io, altri sovrani, anche per la Non prendi niente, perché costa? Non prendi a pagare. Vabbè, diciamo, no, abbiamo fatto così, non fa la sua cosa, abbiamo preso. Fa la lì.